Aldo Chiappini, io sono responsabile editoriale di Zio Giorgio Network e qui a ZOS, Zion Stage, Alto Padio, mi sono occupato di coordinare e organizzare tutta la parte tecnica. Perché ZOS? ZOS perché c'era la volontà di mettere in scena in una location che fosse il più possibile simile al live, alla vita reale, quindi le tecnologie dell'audio professionale. Abbiamo colto l'occasione di venire qui a Top Audio, una fiera dedicata agli audiofili, audio e fai, perché abbiamo trovato nell'organizzazione di Top Audio delle persone ricettive ad accogliere questa nuova formula, anche un po' per la mancanza, diciamo, di fiere nel settore, nell'audio pro in Italia. Abbiamo deciso di chiedere a delle aziende che da tempo comunque sono in qualche modo legate al nostro network di Zio Giorgio di presenziare con dei prodotti nuovi. Nella fattispecie siamo anche molto soddisfatti perché siamo riusciti a coinvolgere delle aziende di primo ordine e tutte sono riuscite in tempistiche incredibili a portare un po' il meglio della tecnologia audio digitale. Quindi, per esempio, Yamaha ha portato la nuova serie CL, RSG portava il nuovo 480, Midas negli distributori di Texmi, Banky Pro 1 e Pro 2. Fondamentalmente le giornate sono state organizzate in slot di 30 minuti circa, dove ogni azienda ha la possibilità di dimostrare i propri prodotti, più degli slot liberi dove il pubblico può interfacciarsi con i product specialist, fare domande e anche operare attivamente la console alle varie superfici di mixaggio. Questo in particolare l'ultimo giorno, la domenica, quando sarà ospitata una band resident che suonerà quindi live a disposizione di aziende e pubblico. È l'edizione zero. Non è nemmeno l'edizione 1, anche perché è tutto partito abbastanza in corsa e diverse aziende hanno aderito e grazie a loro siamo riusciti a mettere in piedi questa che è la sala Quasar, dove è il cuore pulsante di Zion Stage, dove c'è appunto il palco e le apparecchiature, e sopra un'altra zona espositiva più di rappresentanza.